Un cordiale saluto da Luigi Palumbo e bentrovati con un nuovo appuntamento di TG7 ImmobilNews.it. Apriamo il TG di questa settimana parlando del congresso di FIAIP, del 13° congresso della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, che si è svolto a Genova ed ha visto riconfermato per un nuovo quadriennio alla guida della federazione il presidente Paolo Righi. Tra gli eletti, tra i vicepresidenti eletti, anche il napoletano Mario Condò de Satriano, già presidente provinciale di FIAIP Napoli e presidente del Centro Studi Nazionale FIAIP. Vediamo il servizio. Paolo Righi è stato confermato presidente nazionale di FIAIP, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali. E questo è il verdetto del 13° congresso nazionale tenutosi ai magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, al quale hanno partecipato oltre 400 delegati e centinaia di operatori del settore immobiliare. Righi, già presidente nel quadriennio 2009-2013, ha nettamente sconfitto il candidato Moreno Marangoni. «Ora ci attendono 4 anni difficili», ha detto Righi rivolgendosi alla platea, «anni in cui insieme dobbiamo fare squadra, solo così vinceremo le sfide del futuro». Tra i vicepresidenti eletti dall'Assemblea anche il napoletano Mario Condò de Satriano, già presidente del Centro Studi Nazionale FIAIP. Le deleghe saranno definite nei prossimi giorni, dopo la prima riunione del comitato esecutivo. Concludendo il congresso, Righi ha dichiarato: «Nei prossimi 4 anni lavoreremo al fianco di altre associazioni per cercare di ridare fiato al mercato immobiliare, trainante per il nostro paese. Rappresentiamo il 20% del PIL, abbiamo la necessità che si abbassi la pressione fiscale e che gli italiani ritornino ad investire sull'immobiliare». E proseguiamo il TG parlando di lavoro con i dati di un report secondo il quale in Campania il 22,1% delle aziende continua a generare posti di lavoro, soprattutto tra gli under 24 e tra le donne, anche se, e questo è il dato negativo, si tratta per la maggior parte di contratti di lavoro a tempo determinato. Vediamo i particolari nel servizio. In Campania, nonostante la crisi economica, per alcuni settori il lavoro è in aumento. Sembra un paradosso, invece è vero, anche se la gran parte dei dipendenti lavora con contratti a tempo determinato. È quanto emerso dal secondo rapporto sul mercato del lavoro in Campania, uno studio sull'andamento economico e occupazionale di 1000 aziende campane nel periodo 2009-2012. Le ricerche evidenziano che in Campania il 22,1% delle imprese continua a generare posti di lavoro, soprattutto per i più giovani e per le donne. Tra gli under 24, infatti, la ricerca evidenzia un incremento nel 2012 di oltre 9.000 unità, circa il 2,3%. Mentre le donne, con un aumento dell'8,3%, riescono ad assorbire la contrazione degli occupati maschi, diminuiti del 2,1%. Eppure, il 65% delle posizioni di lavoro dipendente resta a tempo determinato, mentre poco più del 28% è a tempo indeterminato. Insomma, crescono i numeri, ma non la stabilità. E passiamo adesso alla lettura di una nota del presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani, che di recente ha pesantemente attaccato la Trise. Mi chiedo se siamo di fronte allo stesso governo di 2 mesi fa che annunciò l'introduzione di una tassa federalista, ha detto il presidente di Confedilizia. Quella promessa è stata tradita. In merito all'impostazione della Trise, il tributo sui servizi comunali composto da Tari e Tasi, Sforza Fogliani ha affermato: si tratta di una specie di piccola patrimoniale, nulla da dire sulla Tari, la componente legata ai rifiuti, ma in relazione alla Tasi, la gamba destra della tassa legata ai servizi indivisibili e pagata dai proprietari, leggo, ripete Sforza Fogliani, che una parte compresa tra il 10 e il 30% dovrebbe rimanere a carico degli inquilini. Tuttavia, spiega il presidente di Confedilizia, è facile prevedere che i comuni faranno pagare solo il 10% a chi è in affitto perché hanno una visione ottocentesca dei loro rapporti con i proprietari, sui quali alla fine si scaricherà quasi tutto il peso del prelievo, conclude il presidente di Confedilizia. E continuiamo a parlare di edilizia e di casa con la notizia della proroga dei bonus per ristrutturazione e riqualificazione energetiche contenute nella nuova legge di stabilità, una misura che ha incassato il plauso del presidente di Confartigianato Costruzioni, Arnaldo Redaelli. Riqualificazione energetica e ristrutturazione al centro della nuova legge di stabilità che incassa il sì del mondo edile. La proroga fino al 2015 degli incentivi strappa un plauso al presidente di Confartigianato Costruzioni, Arnaldo Redaelli, che ha parlato di un intervento che coglie obiettivi quali il rilancio delle imprese delle costruzioni, la riqualificazione del patrimonio immobiliare, il risparmio energetico e la difesa dell'ambiente, favorendo anche l'emersione di attività irregolari.
Secondo le stime prodotte da Confartigianato, uno dei principali effetti degli incentivi sarà la creazione di quasi 14.000 posti di lavoro solo nel settore edile. Del resto, secondo le ultime rilevazioni effettuate dalla Confederazione, sarebbero ben 2 milioni i proprietari di immobili orientati ad effettuare nei prossimi 12 mesi un intervento di manutenzione e grazie anche alle misure del governo, il loro numero è aumentato di oltre il 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In aumento anche la spesa per ristrutturazione e riqualificazione energetica che, prevede Confartigianato, nel secondo semestre farà registrare un balzo di oltre il 25%. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.immobilnews.it. Da Luigi Palumbo un saluto ed un arrivederci alla prossima settimana con un nuovo appuntamento di tg7immobilnews.it.